Örjan Grönnevig, Henrik Ingebrigtsen, Lars Erik Molde e il più forte, Sundre Nursadmuen, quello che aveva battuto Ahmed El Masuri ai campionati d'Europa Under 23 sui 10.000 metri. Complimenti a Patrick Nasti, bella gara, in qualche momento abbiamo, siccome t'abbiamo visto bello vigile e bello controllato, sembrava stessi spendendo poco, pensavamo anche a qualcosa di più, anche tu? Ma no, più che altro la prima parte mi è sembrata abbastanza tranquilla. Tutto il gruppo era compatto, mi sono messo nei primi 10, che era così ideale. Undicesimo alla fine. E poi, sì, poi il problema è che è un giro e mezzo che comincia dalla gara in salita, e là bisognava cominciare a correre. E là un po', io in genere in questi casi soffro abbastanza, mollo un po'. Però poi alla fine, l'ultimo 400, dai, almeno. Beh, tu sei uno che finisce abbastanza forte. Ma non sono lento però. No, d'accordo. No, io non sto parlando degli ultimi 10 metri. No, sulla stanchezza magari tiro fuori, dai, un po'. C'è aria buona a Trieste per il mezzo fondo? Sì, dai, no, beh, il gruppo è importante. Il gruppo funziona? Funziona. Nasti, Sterni, Bevilacqua, mi fai qualche altro nome, Setti, oltre a quello di Furlan? Dici, bravo. Sì. No, dai, c'è un bel gruppo. Nonostante il cambio di società, vi allenate sempre assieme? No, il gruppo sempre resta stesso. Rimanete sempre... Sì, sì, il gruppo è consolidato. A me viene in mente una cosa, e spero non mi senta Stefano May, che questi tecnici che costruiscono bene andrebbero anche chiamati, convocati, cioè, ma come mai siete capaci di far fare queste cose? Magari... No. Noi in realtà non è che abbiamo poi formulato. Non è bravo Roberto, siete bravi voi. Roberto è sto bravo, provocandoti, bro. Patrick, ovviamente. Nel senso, ma non è che abbiamo formule particolari, noi lavoriamo e poi cosa viene fuori? Beh, avete la struttura di muli, come dite voi, cioè sì, di ragazzi. Di muli testini. Un metro e 80 proprio il più piccolo, insomma. È come che per fare il corazziere serve una certa statura. Per entrare nel gruppo del marathon UAI Trieste bisogna avere almeno 1,85 m. No, perché da noi ci sono tanti geni mescolati, no? Il nord est, così. E quindi sono tutti belli. Siepi? Quello è la partenza. No, ti piacciono? Perché sì. Quando ho visto che Patrick Nasti cominciava a praticare le siepi, avevo qualche dubbio personale, non vi seguo ovviamente, per dinamica di corsa, meccanica di corsa, invece poi ti ho visto fare le siepi e ho detto... Beh, ho una corsa di forza comunque. Sì, appunto, sì, però il passaggio, questa cosa non ti pensavo così Ma il passaggio dipende quanto te sei economico e personale. Sì, penso. Sì. L'economicità sul passaggio, se non il ripartire non, ma non basta vedere i keniani cosa combinano, passano le siepi in qualsiasi maniera, c'è il tendine che fa tutto, ma se per loro quello non costituisce dispendio energetico va bene così, possono anche saltarli alla Fosbury. E ti piacciono le siepi? Sì. Io per tanti anni sono stati giudicati anche la disciplina come chiamarla, meno esaltante del mezzo fondo. A me è quella che piace di più perché c'è sempre... Ma la difficoltà è anche la preparazione, quindi tanti magari chi soffre di problemi fisici... E poi bisogna essere molto destri, e non tutti i mezzofondisti sono destri, cioè ce n'è qualcuno di imbranato, voglio parlare in senso buono, ecco. Sì. Bisogna avere una certa dinamica, una certa reattività ed essere molto coordinati. È un obiettivo che potrebbero essere i campionati europei, parlo del 2012. Vediamo poi. No, tu nella tua testa ce l'hai, non fare il. Vabbè, diciamo che il limite per gli europei è portato, non è niente di impossibile. Poi se non sono ancora. Esserci è far benino. Piacerebbe scendere sotto gli 8,30 magari. Beh, quello il minimo, sindacale. No, il minimo no, però dai. Non il minimo. 8,40 adesso. No, dico. Il minimo che si possa fare, non il minimo olimpico, altre cose. No, però sarebbe un gran bel obiettivo. Già, le tue siepi che ho visto anche nella Coppa, eccetera, mi è sembrato che ci sia ancora del margine. Sì. No, ma io le mie immagini vengono tutto dalla velocità di base, io quello sono carente. Sto lavorando, però... Faremo i 6.000 siepi, non lo so. Quelli sarebbe già meglio. Solo che dai distacchi che crescono. Patrick, grazie. Complimenti, bella gara oggi. E adesso aspettiamo.